Andiamo. David Foster Wallace diceva: l'unica ragion d'essere della televisione è riflettere ciò che la gente desidera vedere. È uno specchio. E allora specchiamoci con il backstage stracult di Citofonare Rai 2. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Marocchi alle 7 del mattino è veramente troppo. Ben arrivata. Ciao, grazie. Hai visto oggi come l'accogliamo? No? Ma siete molto gentili, ma voi siete già svegli? Io no, andiamo a prendere il caffè. From the chapel, ce l'hai la poesia pronta? La poesia già sei tu, tesoro. Questo è la domenica mattina alle 7, io così comincio. Simona? Se c'è, no. Te l'ho detto che non c'è, arriva tardi, te l'ho detto. Hey, buongiorno. Buongiorno. Ma è lei? Sì, sono lei. È lei quella persona? Sono lei però con gli occhiali. E ho portato la valigia perché portiamo via la roba stamattina. Ah, che bello. Io adesso proprio ci sta di fare la mia solita ripresa con la musica di Dario Argento. I travestimenti di Paola e Simona è col piccolo museo degli orrori delle loro parrucche. Questa signora Antonia tutte le mattine quando arrivo mi fa trovare il camerino non profumato di più. È vero o no? È vero, grazie. Bella. Buon lavoro Antonia. Grazie. Tina, ma non lo sapete, dovete andare a Domenica Inn oggi? Ci sarei voluta andare perché mi piacerebbe. Non lo deve dire, ma no. Proloco, quarto miglio di Roma, un applauso a Citofonare Rai 2.